Signori, buonasera, iniziamo così cerchiamo di chiudere anche in un orario ragionevole. E, giusto per correttezza, informiamo che stiamo riprendendo l'incontro di oggi sia in streaming ma anche tramite un video che poi posteremo sul, sul canale YouTube. Volevo dare innanzitutto il benvenuto ai nuovi arrivati. Quanti sono che partecipano per la prima volta ad un incontro? Giusto una presentazione veloce. Io mi chiamo Gaetano Bersani, per chi non mi conoscesse. Non sono parente di... aspettavo per specificare insomma, e sono un attivista del Movimento 5 Stelle di Latina dal 2011 e niente, quindi giusto per presentarmi in modo che ho un nome. Prima di iniziare volevo giusto dare un paio di indicazioni per quanto riguarda gli interventi di qualsiasi tipo, quindi sia domande, suggerimenti, cercheremo di farle alla fine in modo da non interrompere la discussione o meglio la presentazione ed evitare insomma che si creino anche delle situazioni poi che non ci portino a chiudere tutta quanta gli interventi. E, quello che faremo è per gli interventi daremo dei fogliettini e ogni persona lascia scrivere il proprio nome, raccoglieremo questi fogliettini e poi faremo gli interventi in base appunto alle prenotazioni prese tramite fogliettini, in modo che non ci accavalliamo con gli interventi e vengono gestiti in maniera lineare da Gianluca. E cerchiamo di fare uno sforzo un po' tutti nel mantenere, visto che siamo tanti, quindi ci fa sicuramente piacere, però cerchiamo di mantenere un clima abbastanza sereno, quindi interventi anche limitati nel tempo, 2-3 minuti, in modo che diamo la possibilità a tutti di intervenire. Allora, come sapete tutti, allora, lo scopo dell'incontro è la definizione e l'avvio dei tavoli di lavoro. Tavoli di lavoro che appunto voglio sottolineare il fatto che parliamo di avvio dei tavoli di lavoro. Questa sera non si farà alcuna proposta, non si parlerà di proposte, non si parleranno di progetti, non si parlerà di niente, perché lo scopo è semplicemente andare a avviare questi tavoli di lavoro e raccogliere le adesioni dei tavoli stessi. Allora, sono stati definiti, come punto di partenza, 8 tavoli di lavoro: ambiente e territorio, salute, mobilità e opere pubbliche, legalità, cultura e istruzione, connettività. Poi c'è questo tavolo abbastanza corposo, economia, finanza, turismo e lavoro, e poi abbiamo tirato fuori dal tavolo di lavoro ambiente e territorio anche il discorso dell'acqua. E, ripeto, questa è una base di partenza, e sono dei tavoli che sono stati definiti, anche mappati rispetto ai tavoli che si sono creati durante prima della campagna elettorale nella regione Lazio, quindi per le elezioni regionali. Quindi abbiamo cercato di tenere anche una certa mantenerci anche allineati con quei tavoli di lavoro. E nulla vieta, anzi, in funzione delle esigenze, in funzione delle proposte che verranno fuori, chiaramente cercheremo sempre di mantenere questa struttura, però potremo andare a definire dei sottotavoli all'interno di questi tavoli di lavoro. Come ho sentito già commenti che dicevano però è riduttivo avere solo questi tavoli di lavoro, il lavoro andrebbe messo dappertutto, in qualunque tavolo. È vero, questo è corretto, però
dobbiamo comunque darci una struttura, altrimenti non iniziamo. E allo stesso tempo possono comunque nascere dei sottotavoli, specialmente l'ambiente e il territorio, dove abbiamo già definito due sottotavoli, uno è quello dei rifiuti e uno è quello dell'energia. Definiti perché sul tema dei rifiuti già noi abbiamo un lavoro avviato da un po' di tempo, poi interrotto, messo in stand-by in occasione della campagna elettorale, quindi adesso vorremmo riprendere questo lavoro e comunque cercare di portarlo a renderlo un progetto vero e proprio. Per essere chiaro sin da subito, questa cosa è importante, che in questi tavoli non hanno lo scopo di risolvere dei problemi personali, o meglio, da questi tavoli non uscire proposte di interesse comune, non interesse dei singoli, proposte che andranno condivise con tutti i membri del gruppo di lavoro, chiaramente. Quindi il gruppo di lavoro lavorerà in un certo modo e le proposte, le idee che usciranno fuori devono essere condivise da tutto il gruppo, eventualmente poi essere portate poi all'attenzione magari di un meetup pubblico, nel caso in cui ad esempio mi viene da dire che possono esserci diverse proposte, un numero limitato di appartenenti al gruppo e bisognerà dare una priorità a queste proposte, una priorità di lavorazione, quindi si potrebbero andare a manifestarsi l'esigenza di una votazione ad esempio, e comunque di presentare tramite un meetup sempre pubblico quali sono queste proposte. Ogni tavolo abbiamo pensato a una figura, quella del coordinatore. Perché il coordinatore? Perché chiaramente c'è bisogno di un collante sicuramente tra tutti questi tavoli, ma anche di avere una persona, che una o più persone che abbiano un ruolo organizzativo. È chiaro che questo coordinatore non ha alcun ruolo né decisionale né direttivo, è semplicemente un coordinatore, potrà cambiare nel tempo sicuramente, non è che adesso abbiamo definito dei coordinatori che erano quelli che erano stati definiti prima della campagna elettorale, quando questi tavoli già chiaramente erano stati pensati, e il ruolo principale è l'interfacciamento tra i tavoli, quindi il coordinatore lasciatemi dire, si dovrà interfacciare chiaramente con gli altri tavoli, anche perché potrebbero nascere delle proposte, delle idee comuni in più tavoli, quindi bisogna evitare chiaramente di sprecare risorse, tempo, e in qualche modo bisogna cercare di quindi portare avanti nella maniera più efficiente possibile le idee e i progetti. Quindi potrebbero esserci delle proposte che vanno trattate per così dire a quattro mani tra più tavoli, e quindi il coordinatore avrà anche questo ruolo di eventualmente definire degli incontri congiunti tra più tavoli. Quindi chiaramente un tavolo per partire deve avere un numero minimo di persone, altrimenti non ha senso nemmeno che nasca, già un minimo di 3-4 persone per poterlo avviare. I tavoli che si definiranno questa sera non sono bloccati, è chiaro che molte persone ci hanno scritto dicendo che non potevano partecipare questa sera e quindi si volevano inserire già in qualche tavolo. I tavoli non sono bloccati, anzi sicuramente quando si inizieranno a costituire potranno chiaramente ospitare altre persone.
Ogni tavolo, ogni gruppo chiaramente si auto-organizzerà, quindi avrà un'organizzazione interna propria, quindi deciderà sia le modalità che il luogo dell'incontro. Possibilmente si cercherà anche di non far coincidere gli incontri di vari tavoli. Questo anche torna, diciamo, il ruolo del coordinatore è anche questo, in modo che se nel momento in cui ci siano persone che vogliono partecipare a più tavoli, chiaramente la cosa è fatta sempre in maniera ragionata, perché uno può paradossalmente partecipare anche a tutti i tavoli, però bisogna dire che ci vuole un po' di buon senso ed è chiaro che è un'attività impegnativa se si vuole fare nel miglior modo possibile. E quindi chiaramente, tornando al discorso dell'organizzazione, ogni tavolo si organizza in maniera indipendente, deciderà i propri incontri e questi incontri andranno chiaramente calendarizzati sempre sul Meetup, cioè sulla piattaforma che spero la maggior parte conoscono, poi comunque magari ne parliamo, che è questa qui che vediamo proiettata, quella in cui abbiamo calendarizzato l'incontro di questa sera. Quindi in modo che sia pubblico e comunque altre persone possono partecipare a questo incontro. Volevo fare, diciamo, una precisazione. Le proposte che escono fuori da questi tavoli, che dovranno uscire fuori, chiaramente avranno un focus locale, cioè orientare, diciamo, al territorio. Parliamo di Latina, provincia, e noi abbiamo anche la possibilità di confrontarci con altre realtà, altri gruppi nella provincia di Latina. Ne cito uno su tutti, che è quello di Terracina, con cui abbiamo lavorato molto bene nella campagna elettorale, che è già partita, diciamo, con i gruppi di lavoro, quindi potremmo anche confrontarci con loro, fare degli incontri congiunti per andare a discutere tematiche particolari che riguardano magari il territorio pontino. Le proposte quindi avranno un focus locale, quindi, e dovranno chiaramente essere in linea con quello che è il programma nazionale e soprattutto il programma regionale. Chiaramente questo non vieta, anzi, ben venga che possano nascere, diciamo, da questi tavoli delle proposte più di carattere generale, di alto livello, che chiaramente poi andranno veicolate sia a livello regionale, nel caso in cui trattano tematiche, diciamo, più di carattere regionale, o addirittura a livello nazionale. Non so se tutti sapete che noi a livello regionale abbiamo 7 consiglieri, di cui una ragazza che è di Terracina, e quindi, diciamo, e che è poi, diciamo, la rappresentante di Latina e provincia, quindi fondamentalmente abbiamo anche questo vantaggio, questa comunicazione, lasciami dire, diretta, con cui, appunto, quindi con questa con Gaia, si chiama Gaia Bernarella, possiamo comunicare e diciamo fissare anche degli incontri. Dopodiché a livello nazionale, penso anche lì tutti sappiate che noi abbiamo Latina, abbiamo un deputato, Christian, e due senatori, Ivana e Giuseppe Pacciano. Anche lì chiaramente poi diciamo che si stanno delineando sia a livello regionale che a livello nazionale le cosiddette commissioni. A livello regionale, diciamo, la cosa è già avviata, a breve si costituiranno le commissioni regionali, e parallelamente ci saranno delle commissioni che il Movimento 5 Stelle ha deciso di istituire, delle commissioni parallele perché parallele proprio a quelle istituzionali, per dare la possibilità a chiunque di partecipare, e quindi
parliamo chiaramente di commissioni in cui le persone che partecipano sono persone, diciamo, tra virgolette tecniche, quindi hanno una conoscenza specifica, verticale di quella tematica. Quindi sia per quanto riguarda le commissioni regionali e poi che comunque sono aperte a tutti, andando sul sito di Lazio 5 Stelle ci sono tutti i comunicati e anche le informazioni. Poi chiaramente speriamo presto vengano istituite anche le commissioni parlamentari e a quel punto chiaramente potremo pensare a una strutturazione un po' più particolareggiata di questi tavoli, andando a raccogliere anche, diciamo, l'adesione di persone, diciamo, anche più con un know-how, con una conoscenza maggiore, che possono dare un contributo ancora più forte su delle tematiche specifiche e quindi dare supporto noi agli eletti, chiaramente il Movimento 5 Stelle. Sicuramente ci sono, diciamo, questi tavoli hanno diverse caratteristiche. Ci sono dei tavoli da cui possono nascere dei progetti veri e propri, io qualcuno già ne ho sentito, degli altri invece che magari hanno più un profilo di analisi, quindi usciranno fuori magari delle analisi, delle denunce su delle situazioni critiche e magari anche questi tavoli possono promuovere delle iniziative, degli eventi informativi proprio con lo scopo di sensibilizzare i cittadini su delle problematiche specifiche. Nasce una domanda spontanea, diciamo, come facciamo a coinvolgere i cittadini? Adesso magari qua siamo in 100, 110, però noi vogliamo cercare di coinvolgere il più possibile i cittadini. Allora, quello che stiamo cercando di mettere in piedi è una piattaforma sul nostro blog, che è il blog di Latina, che è latina5stelle.it. Scusa Gianluca, vuoi andare sul blog? Stiamo cercando di mettere in piedi questa piattaforma. Quanti conoscono il nostro blog? Poco più della metà. Allora, questo è il blog, diciamo, ufficiale di Latina, latina5stelle.it. E abbiamo, diciamo, messo in piedi questo blog per rendere anche, diciamo, più accessibili i contenuti, perché magari, come molti sanno, come molti hanno potuto constatare, il meetup nel meetup è difficile trovare le informazioni, riuscire a muoversi all'interno del meetup non è facile, quindi abbiamo cercato di creare questo blog dove sulla pagina principale ci sono degli articoli e poi qui ci sono anche, qui non si vedono tutti, ci sono i collegamenti chiaramente alle nostre piattaforme che sono Facebook, YouTube e il meetup stesso. Gianluca, Facebook, YouTube e il Meetup, quello che di cui parlavamo prima. Più c'è anche il collegamento a una sezione del blog nazionale, che è quella della lista civica di Latina, dove anche lì, diciamo, ci sono alcuni articoli, alcune informazioni. Quindi, per tornare a noi, la piattaforma che stiamo mettendo in piedi è raggiungibile da questo sito. Scusa Gianluca, se vai un po' a sinistra, ok, cliccando su proponi, e diamo un po' di tempo perché la connessione è un po' lenta, e adesso vedremo praticamente la stessa struttura che dei tavoli, quindi diciamo la struttura è già pronta, adesso dobbiamo dare un pochettino di contenuti, però... E abbiamo cercato di rendere la cosa più semplice possibile, fruibile a tutti, cioè semplicemente abbiamo creato gli 8 tavoli, gli 8 link, e chi vuole
chi volesse appunto proporre, fare delle proposte, basta cliccare. Comunque, con i giusti comportamenti possono essere rintracciati ovunque, dall'ambiente al territorio, alla salute, purtroppo anche nella scuola possono avvenire cose che non vanno bene. Per non parlare poi dell'acqua, noi abbiamo il mostro acqua latina che insomma ci potrebbe fornire materiali da qui all'eternità. Quindi il tavolo è un tavolo di persone che non necessariamente debbano avere una competenza particolare, nessuno richiede qui geni tecnici, anche perché sappiamo bene da esperienze dirette che cosa significa essere collegati da tecnici. E serve però gente che non abbia soprattutto, che sia soprattutto determinata. Noi dobbiamo fare nomi e cognomi, chiaramente, perché non è che, perché non possiamo neanche aspettare la magistratura che termina. Purtroppo noi abbiamo una procura bella dormiente nel nostro territorio, e, o comunque ci sono chiaramente con eccezioni meritorie, e che non voglio diffamare nessuno, figuriamoci. Chiaramente dobbiamo stare attenti, perché sappiamo tutti di alcuni comportamenti che però non possono essere documentati o documentabili, e noi dobbiamo renderli documentati e documentabili. Noi nel nostro piccolo già abbiamo chiesto le dimissioni di Maglietta, non per problemi che tutti noi sappiamo legati a questa persona, ma che non possiamo dire perché non ci sono prove, ma per una questione di incompatibilità, perché come ben sapete lui è deputato e assessore al bilancio, è assessore al bilancio del nostro comune. Come sapete tutti, l'assessore al bilancio probabilmente è uno dei più importanti, è là che girano i soldi, e non solo là. Quindi chi vuole partecipare, comportamento che deve avere, o meglio l'unica caratteristica che deve avere, è quello di essere determinato, non avere paura di fare nomi, di guardare, di osservare, di informarsi. Tra l'altro ricordo che ogni regione ha un osservatorio sulle mafie, e noi abbiamo un osservatorio che funziona molto bene nella regione Lazio. Purtroppo chiaramente i media stanno attenti al bagno che si fa Grillo nell'acqua, insomma, purtroppo, ma le cose positive non vengono mai evidenziate. Quindi noi come Movimento 5 Stelle adesso contiamo, siamo una realtà, possiamo collaborare assolutamente e chiedere informazioni all'osservatorio e denunciare, perché purtroppo noi in questa provincia abbiamo una stampa che dorme, non quanto la procura ma forse di più. Quindi noi dobbiamo avere questo ruolo. Questo è come lo intendo io il tavolo. Potremmo anche chiaramente trasformare il tavolo, o meglio affiancare a questa azione di controllo del territorio, facendolo diventare un tavolo che studia le leggi. Come sappiamo, noi abbiamo dei portavoce in regione, il Parlamento. Che cosa, per fare questo lavoro il consigliere regionale o il parlamentare serve studio innanzitutto. Quindi se noi siamo una rete di cittadini, e se noi vogliamo confermare il sogno di questo movimento, cioè una rete di cittadini che controlla il portavoce ma che lo aiuta anche, che chiaramente non possono fare tutto da solo, e questo tavolo può anche affiancare a un'opera più da osservatorio sulle legalità, sui comportamenti della nostra classe dirigente, e anche un tavolo che studia leggi. Ma comunque chi parteciperà, poi ne parleremo tutti insieme, vedremo come verterà la situazione e prenderemo una decisione. Adesso lascerei la parola a Valeria, che invece ci parla del tavolo cultura e istruzione. Allora, buonasera, io sono Valeria Scogna Miglio, e sono nel movimento da settembre, quindi una nuova? Il contributo che danno, sei anche più anziana degli anziani. Sì. Allora, io penso che cultura e istruzione, non penso che sia solo un mio parere, sia veramente un investimento sul territorio. E parlo di territorio perché penso che sia da lì che bisogna partire. Io personalmente sono una musicista, passare quasi tutti i giorni davanti al teatro e vederlo chiuso
e mi fa un certo effetto. Vorrei che, mi piacerebbe che Latina si riappropriasse degli spazi che sono adibiti alla cultura, che non fosse impossibile trovare anche una sala per noi, per dire, per riunirsi, perché tutte le sale che Latina ha a disposizione non sono mai disponibili per qualcosa che non sia comunque, che non passi attraverso la conoscenza di qualcuno in comune. Quindi per quanto riguarda la cultura mi piacerebbe proprio che si monitorasse anche quello che è esistente a Latina, perché Latina, ognuno lavora per sé, ma ci sono tante realtà, e che poi ci si potesse riappropriare veramente degli spazi che sono nostri. Per quanto riguarda invece l'istruzione, è un investimento grosso che si può fare sul territorio e sui ragazzi, che secondo me vanno valorizzati. È un tavolo, secondo me, che può veramente interagire con tutti gli altri, perché credo che qualsiasi proposta che possa venire fuori su tutti i tavoli che noi faremo partire possa essere poi presentata alle scuole. Quindi se il programma regionale, nazionale, che comunque ho letto ed è interessantissimo, perché io qua sono insegnante, quindi su tante cose mi ci ritrovo, e credo che alcune cose siano veramente anche molto tecniche, però come spesso parlando con Bernardo dice, non bisogna spaventarsi se anche un argomento che non, di cui non siamo così ferrati, no? Perché come fanno tutte le persone, si studia e si impara, quindi d'altronde per spiegare, se prima non si studia non si può fare, no? Quindi anche un argomento tecnico può essere comunque affrontato, però partendo da cose più semplici, che possono essere appunto quelle di interagire con la scuola dando un'offerta di progetti, di cose che possono riguardare anche il nostro territorio, quindi rifiuti, la situazione dell'acqua, ci sono laboratori anche che le scuole attivano sull'alimentazione, sono delle cose molto, e poi tutta la parte relativa alla connettività, perché insomma il wifi e internet sono comunque materia ormai per i ragazzi forse molto più semplice che per noi, però insomma comunque ecco, credo che sia veramente stimolante e che lavorare su questo tavolo possa veramente essere un aiuto poi per tutti gli altri, perché riuscire a entrare nelle scuole e fare cominciare dai ragazzi ha un senso proprio nella prospettiva di crescita, no? Del cittadino consapevole e informato. Quindi ecco, per chi può essere interessato a questo tipo di lavoro, ci sono io come referente. Allora, abbiamo concluso adesso però. No, ci mancano altri 4 paesi. Allora, il prossimo, connettività abbiamo velocemente parlato, e adesso parliamo del tavolone economia, finanza, turismo e lavoro, e abbiamo Fabio Guizzaro. Scusa Fabio se ti interrompo. C'è un Peugeot 3008. Il tuo? Te lo sposti per favore? Ciao. Allora, buonasera a tutti, io sono Fabio Guizzaro, attivista del movimento Abitat dal 2010, con Gianluca. Sono referente attuale di questo tavolo Economia e Finanza, Turismo e Lavoro. Ma mia intenzione è, o proposta, poi vedremo, insomma, la discuteremo insieme con chi avrà intenzione di partecipare a questo argomento, che affrontiamo per la prima volta da adesso con il Movimento 5 Stelle Latina, perché fino ad ora abbiamo fatto sempre attività, diciamo, di più basso profilo. Considerate economia e finanza è una galassia, no? L'intenzione è quella comunque di suddividere l'argomento, creare dei sottotavoli di lavoro, turismo, e dei sottotavoli di lavoro, scusate il gioco di parole, turismo e lavoro, all'interno dell'argomento, che secondo me è un argomento di analisi legato all'economia e alla finanza. Detto questo, velocemente, chi ha intenzione di partecipare a questi? Non abbiamo fatto nulla come gruppo, però posso portare quella che è stata una mia esperienza personale come argomento di riflessione e di discussione in futuro. Allora, personalmente io, oltre al lavoro che faccio normalmente, mi occupo anche di altri hobby, tra virgolette, e quindi tra i miei hobby ho sviluppato anche progetti legati a energie rinnovabili. Che è successo? È successo, molto terra-terra, contatto un contadino, un allevatore, per la realizzazione di un piccolo impianto di
biomasse, a biogas fondamentalmente, che andasse soltanto a reflui zootecnici. Questo contadino, questo allevatore mi dice: ok Fabio, mi piace questo progetto, però se me lo fai finanziare io lo realizzo. Benissimo, andiamo dal tuo istituto di credito, non dal mio, andiamo dal tuo dove tu hai la fiducia, andiamo lì, presentiamo il progetto. Sì, il progetto è bello, funziona, però caro mio, mi devi il 20% di equity. Questo signore però, quel 20% di equity, quindi cash che deve dare, lo doveva utilizzare per il suo day by day dell'azienda, azienda giornaliera, quindi che ne so, quote latte. Se non paga le quote latte, lui deve vendere gli animali, e quindi risultato che ha dovuto lasciar perdere. Questo è il problema. Cioè, dobbiamo ragionare che per ridare ossigeno all'economia reale, all'industria, alla piccola e media impresa, le banche dobbiamo nazionalizzare, le banche dobbiamo tirare fuori i soldi. Oh no, questo penso come, ho messo soltanto come mia esperienza personale proprio questa cosa, quindi come argomento di riflessione su quelli che possono essere sviluppi futuri. Per anticipare, per accorciare un po' il prodotto e quindi chiudere questa parentesi, chi avrà intenzione di partecipare, non so se è stato detto che nei bigliettini anticipiamoci e portiamo avanti col lavoro, vi chiedo la cortesia, per chi ha intenzione di partecipare, di cominciare a indicare un giorno della settimana nella quale si è più propensi ad eventuali incontri dal vivo, perché chiaramente sì, le proposte saranno sul web, ma poi almeno, che so, una volta alla settimana, una volta ogni 15 giorni ci si dovrà incontrare per discutere quello che c'è. Sono proposto, tutto qua. Prima di passare al tavolo dell'acqua, volevo, Gianluca vi sta consegnando dei bigliettini dove potete andare a inserire il vostro nome, cognome, recapito e il tavolo di adesione. Posso aggiungere una cosa sui bigliettini? Sì. L'ultima striscia c'è scritto interessi e competenze, magari se potete mettere solamente delle parole chiave senza fare delle vere e proprie frasi, così quando registrerò i dati su un file mi verrà più facile. Senza mettere delle frasi? No, diciamo delle parole chiave, cioè, non fare tutto il curriculum. Se no mi appresenterò. Grazie. Quindi poi al termine per intervenire, per dire qualcosa su quello che state l'esposizione. Però adesso non vi deconcentrate perché c'è un ultimo tavolo, quindi mi raccomando, ancora un minimo di attenzione sul tavolo più importante, che è quello molto importante, che è quello dell'acqua, e ce ne parla Leo Giuppone. Partiamo dall'assunto che l'acqua è un bene comune, inalienabile, un diritto umano universale e non una merce. Dal 2002 invece la gestione del servizio idrico integrato, ovvero la gestione che va dalla captazione al trattamento delle acque per uso domestico fino al trattamento dei reflui, alla fine è stato consegnato ad una SPA. Mista pubblica privata, il 51% è pubblico e il 49% è privato. Questa SPA è Acqua Latina, come tutti sappiamo, la cui parte privata è di fatto un prestanome di una multinazionale francese, la Veolia, che opera in Italia in molti settori critici legati a mega appalti pubblici. Da quel momento l'acqua
Da quel momento l'acqua di fatto è diventato un business che doveva garantire a chi detiene azioni della società un interesse annuo del 5% minimo, indipendente dalle leggi di mercato, ovvero la famosa remunerazione del capitale investito, che il referendum sull'acqua ha stracciato a giugno 2011. Il carattere è talmente piccolo che era difficoltà di nonostante questo la commissione con i politici, parte integrante del consiglio di amministrazione, è ben retribuiti dal tuo c'è fra pubblico e privato ha dimostrato proprio l'evoluzione di quella che l'economia di mercato fondamentalmente. La parte pubblica è riuscita, la parte privata in qualche modo è riuscita a soggiogare quelle che sono le capacità del pubblico di controllare il sistema e di fatto per esempio lo stesso referendum è stato in qualche modo sbeffeggiato. Considerate che nell'ultima conferenza dei sindaci di novembre 2011, grosso modo, il delegato del sindaco Cirilli in qualche modo ha detto che il referendum non andava a infierire su quello che era la remunerazione del 5% che comunque doveva essere data ai privati. Il Tribunale di Stato in qualche modo dopo ha smentito praticamente Cirilli dicendo che il referendum in qualche modo blocca questa remunerazione e quindi i nostri politici sono stati di fatto smentiti da quello che è un corso legale dell'evoluzione del referendum. E questo purtroppo è la realtà del fatto che quando i politici si occupano di beni comuni non sono assolutamente in grado di garantire quelle che sono le esigenze delle persone, il rispetto soprattutto dei beni comuni della possibilità della gente di usufruire di un bene che è inalienabile. Questo discorso qui è abbastanza chiaro. E a questo punto dovremo semplicemente aspettare che i nostri amici che sono stati eletti in Parlamento riusciranno in qualche modo a portare avanti quella che è una legge di iniziativa popolare che nel 2007 abbiamo scritto un po' in tutta Italia con quello che era già un sistema di confronto in rete. Una serie di persone in tutta Italia si sono confrontate in rete e hanno stilato quello che è una proposta di legge per dire che l'acqua non può avere valenza economica, ma è un diritto inalienabile di uno. Questa legge, che ha raccolto 400.000 firme quando ce ne volevano 50.000, è stata portata in Parlamento, mi ricordo la portai io insieme ad altri amici con il mio furgone, e lì la consegniamo a Bertinotti e questi scatoloni, come tanti altri, sono stati presi e messi da parte. E toccherà ai nostri amici che stanno in Parlamento cercare di far uscire fuori questo discorso. A noi in questo momento l'unica cosa che possiamo fare è spingere su quelli che sono quelli che in qualche modo devono rappresentare i nostri interessi, ovvero l'ARPA, l'Agenzia Regionale di Protezione Ambiente e il garante del servizio idrico nella regione.
e praticamente saranno loro che in qualche modo dovranno dire che comunque il servizio di Acqua Latina è inadeguato, inadempiente, soprattutto nei confronti di una serie di comuni che continuano ad avere danni notevoli, sia per quanto riguarda l'acqua con valore di arsenico ancora ai limiti della potabilità. Consideriamo che sul sito di Acqua Latina, se voi andate a controllare, quando il massimo consentito al momento sono 10 microgrammi, si vedono dei giorni in cui in alcune zone della città si arriva anche a 11 microgrammi. E questo secondo le analisi fatte da Acqua Latina. Immaginate se le analisi le facesse qualcun altro, valori di legge vengono rispettati, e non solo questo, ma dobbiamo anche, secondo me, insistere perché comunque l'acqua, oltre ad avere dei valori arsenico accettabili, abbiano anche un valore di cloro accettabile. Il cloro è una sostanza che viene immessa nell'acqua per disinfettare l'acqua, per distruggere quelli che sono dei microbatteri che potrebbero inserirsi, e rendono la nostra acqua praticamente imbevibile. Tanto che Leo, scusa, se poi, perché sennò usciamo fuori tempo. Oltre alla riduzione dell'arsenico dobbiamo puntare sulla riduzione del cloro. Il cloro, come l'arsenico, induce degli effetti collaterali molto, molto pesanti, provoca cancro, ci sono parecchi studi che dichiarano questo, provoca cancro, aterosclerosi e tutta un'altra serie di malattie. E questa riduzione del cloro può fare in modo che la nostra acqua risulti ancora una volta bevibile e gustosa. E niente, tutto qui, fondamentalmente. Se ci sarà qualcuno interessato, potremmo cominciare a parlare. Nel frattempo stanno girando i foglietti bianchi, sono per gli interventi eventuali che volete fare. Verranno poi, la parola verrà data in ordine di arrivo, quindi senza alzarvi tutti quanti potete farli arrivare, diciamo. No, nei politici bianchi che sono stati dati, sono nome e cognome. Allora, scusate, un attimino. Adesso facciamo un attimo 5 minuti di pausa, così diamo modo a tutti di rispondere i biglietti, darci. Scusate, però un attimo. Intanto compilate i biglietti per i tavoli e ci lasciate. Dopodiché facciamo 5 minuti di pausa e poi riprendiamo con le domande e discussioni.
Allora, invece per quanto riguarda... una cosa, quindi adesso abbiamo raccolto tutti quanti i biglietti da quel lavoro, dopodiché metteremo insieme e andremo a strutturare quindi i tavoli e verranno poi contattate le persone dei singoli tavoli poi per iniziare ad incontrarsi e quindi lavorare. Per quanto riguarda invece i biglietti per gli interventi, tutti li avete lasciati, li avete scritti, o qualcuno vuole ancora, lo deve ancora scrivere e vuole intervenire? Fatemi uccidere. Qualcuno? Vabbè, comunque li lascio qui. Se qualcuno vuole. Tieni, aggiungi pure questo. Poi intanto iniziamo dai primi che abbiamo. Bernardo doveva fare quel. Esatto. Bernardo non doveva fare quella. Quindi partiamo direttamente. Allora, iniziamo con le domande, dubbi e perplessità. Allora, parla prima Gianni Caldarelli. Eccomi, no, io più che dubbi e perplessità, sono Gianni Caldarelli e sono iscritto a Meetup dal 2011, anche se diciamo che vi frequento da poco tempo, dall'anno scorso veramente, vi seguivo soltanto via web. Più che delle note, io volevo aggiungere qualcosa che ho già detto, che secondo me in questa lista mancano tre aspetti che secondo me sono di fondamentale importanza per chi vuole capire, e sono la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo. Se non ci sono queste tre voci, non ci potrà mai essere né mobilità e opere pubbliche, non ci potrà essere cultura e istruzione, non ci potrà essere conduttività, economia, finanza, turismo, lavoro, non ci potrà essere se non c'è ricerca, innovazione e sviluppo. Queste sono le cose fondamentali che sono legate una con l'altra. Vabbè, non possono essere dei sottotavoli. Non possono essere partire il dibattito. Secondo il mio punto di vista, queste non sono sottotavoli. La ricerca, l'innovazione e lo sviluppo sono quelle che la chiave per far partire l'economia, la finanza, il turismo e il lavoro. Perché il lavoro non parte, il lavoro non si crea. Cioè io faccio il manager da anni in grosse multinazionali. Le posso dire che il lavoro non parte dal nulla, parte dalla ricerca. Io vi posso dire soltanto, una cosa, che la ricerca sulle energie rinnovabili la fanno le aziende petrolifere. Le aziende petrolifere sono le aziende dove fa maggiore ricerca sulle fonti rinnovabili. Non è possibile. Non è possibile che altrimenti loro hanno il controllo completo dell'economia, della nostra economia. Nei momenti in cui finirà il petrolio inizieranno con altre cose. Quindi noi dobbiamo inventarci, dobbiamo fare ricerca per poter far fronte a questa cosa. E io vi garantisco che ci sono delle cose su cui ci si può lavorare, no? C'è l'idrogeno che si può tirare fuori. È vero che l'idrogeno in natura non esiste, così com'è l'idrogeno, e quindi bisogna tirarlo fuori chimicamente usando il carbone, ma ci sono anche altre fonti, no, per sviluppare l'idrogeno, no? Quindi non lo so, ci sono addirittura delle pitture che possono fare da attiratore di raggi solari, invece di mettere quei pannelli enormi sulle case che sono propriose dal punto di vista dell'ambiente e del territorio, o delle pale eoliche. Però bisogna fare ricerca. Se non si fa ricerca non ci può essere sviluppo, non ci può essere innovazione. Questo era il mio punto. Invito i prossimi, grazie per gli input, magari a chiedere, a fare domande specifiche su qualche dubbio che avete, perché l'intervento di Giovanni è ottimo, soltanto che queste cose qua poi verranno affrontate nel tavolo di lavoro a cui lui si è iscritto, che è economia, finanza, turismo e lavoro. Quindi questo è un contributo, ma che va inserito quando verranno convocati. Quindi vi invito a fare domande su dubbi che avete, su come interagire con noi sui tavoli in cui vi siete inseriti. Tutto questo. Vi do massimo 2 minuti e mezzo di intervento, altrimenti non ce la facciamo. Grazie.
Allora, secondo è... Posso dire una cosa, Gianni? D'accordissimo, cerchio sviluppo, lavori in multinazionale come ci lavori anche tu, non sei io non sono manager come te, però qualcosa sento anch'io. Quando noi come multinazionale abbiamo da sviluppare un prodotto, c'è un investimento che qualcuno fa, ok? Quindi se qualcuno non molla i piccioli per quell'investimento su quello studio, la ricerca non la facciamo. Scusate Fabio. Quindi è un sottotavolo, punto, basta. Perfetto, no, perché sono fatti il dibattito, non è detto che non è. No, bravissimo, questi casi si affronteranno sul senso da bravissimo. Ne avrete da parlare. Allora invito a presentare Angelo Valerio. Bravo Angelo. No, Angelo, scusa, ti puoi mettere a fianco. Ma Angelo, non è che fai colazione alla marca Aurelio? No. Allora, ciao, Angelo Valerio, rappresento anche una rete di associazioni per quanto riguarda cittadinanza attiva, sulla tutela e valorizzazione del paesaggio. E, ecco, proprio su questo volevo dare un input. Mia ignoranza, chiaramente, visto i tavoli di lavoro, visto che alcuni temi che qui tratteremo e proporremo riguardo cittadinanza attiva trasversale a tante di quelle che sono le tematiche, come poi vengono sintetizzate? Perché per esempio io partecipo a due tavoli, di più non posso, sarebbe anche non produttivo, no? Sarebbe dispersione anche di tempo e di iniziativa. E soprattutto quello che chiedo a tutti, credo che sia importante un certo tipo di assertività nei tavoli, cioè essere positivi, penso sia una cosa opportuna. Ma a parte questo, come ecco poi alla fine viene fatta la sintesi, perché questo mi interessa, che un tema come il paesaggio che riguarda un po' tutto, praticamente racchiude anche delle proposte concrete, noi le proporremo in un tavolo, ma come verranno sintetizzate negli altri? Questa è una domanda che mi pongo, ma posso allora, anche sbagliare. In pratica, fino qua, sì. Grazie a tutti. Gaetano, non hai ascoltato, quindi non puoi... Posso rispondere? Allora, rispondi tu, vai. Praticamente noi avevamo previsto, prima abbiamo nominato la figura del referente, e praticamente i referenti costituiscono un altro, diciamo, tavolo di lavoro, il gruppo di coordinamento, quindi senza muovere tutti i gruppi, che ne so, un progetto riguarda due tavoli di lavoro, si vedranno i referenti, così risparmiamo tempo e insomma riusciamo a coordinare meglio le informazioni che devono essere passate da un tavolo all'altro. Quindi il tavolo di coordinamento può essere attivato non per forza da tutti quanti i referenti, ma anche solo da due che hanno bisogno di collaborazione. Chiaro? Okay. Vai, no, perché forse non era chiaro, sì. Che il maestro Bernardo gli hanno fatto diverse domande di quando partiranno i tavoli. Allora, lo ripeto, adesso noi raccogliamo tutte quante le adesioni, dopodiché andremo a costituire i tavoli e il coordinatore andrà a calendarizzare il primo incontro, quindi sul Meetup andrà a definire il primo incontro, e quindi ci sarà quindi tra tutti, chiaramente poi se vogliono partecipare altre persone lo possono fare tranquillamente, però andrà sia a inviare una mail personale alle singole persone che hanno aderito a quel tavolo, e poi calendarizzerà sul Meetup stesso l'incontro, in modo che poi è pubblico e chiunque vuole insomma può partecipare. Potrà partecipare, ma chi non è iscritto al tavolo di lavoro non ha, ovviamente, perché sennò si viene a creare disordine, certo. Potrà assistere ma non potrà intervenire né proporre, perché altrimenti rischiamo di imbarcare persone distruttive che non ci fanno raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo. Ed è successo, purtroppo, già passato. Andiamo avanti, Carlo Magagnoli. Buonasera a tutti, io sono Carlo Magagnoli, vengo da Sezze. Sono venuto qui perché ho intenzione anche di trasportare questa esperienza anche nell'ambito locale di Sezze. Ho contattato dei contatti già di ragazzi che stanno facendo qualcosa. Io ho una perplessità, mi sono iscritto al tavolo che riguarda cultura e istruzione, perché lavoro nel mondo della scuola e quindi posso dare un apporto sostanziale anche su queste problematiche. Però i miei interessi di vita che ho sempre portato avanti sono stati sempre un interesse su quello che riguarda l'infanzia e l'adolescenza, tutte le problematiche che ci sono legate all'infanzia e all'adolescenza e all'integrazione anche di questi bambini di coppie non italiane
da poter integrare in modo molto preciso con quelle che sono i bambini italiani. E poi l'altra problematica che mi trovo ad affrontare quasi quotidianamente è quella del precariato nel mondo del lavoro. Però qui adesso al precariato va bene il lavoro e possiamo essere qualcosa da parlare in quell'ambito. Ma queste problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza, in quale di questi tavoli può essere affrontato? Questo è la mia perplessità. L'infanzia e l'adolescenza, scusa, in che ambito? Sociale. In ambito sociale. Gaetano. Bernardo. Per quanto riguarda la mediazione culturale e istruzione, le scuole lavorano già su questo e quindi credo che il tavolo sia giusto. Per quanto riguarda il resto, credo che si possa tranquillamente lavorare in modo frontale con progetti che riguardano anche la salute, perché se parli di disagio è qualcosa che riguarda poi anche l'aspetto psicologico e quindi c'è bisogno di una consulenza di altro tipo. Però siccome nell'ambito, io prima ho sentito 4-5 persone, ci sono comunque già idee diverse, ci incontriamo la prima volta e vediamo un po' le cose che vengono fuori. Okay. Grazie. Grazie a te. Cirillo Ottavio. Sì. Salve, io sono Ottavio Cirilli, sono quasi parente un vice sindaco, però non è una mia particolare, cioè non dipende da me. Sono insegnante. Non dipende da me, è bella. Sono insegnante presso l'Istituto Agrario, sono sono agronomo e sono anche insegnante di scienze e ecologia all'Istituto San Benedetto per l'agricoltura e qui c'è una collega. Valente. Allora io stavo vedendo una cosa, avevo letto un post di Giuseppe Vacciano che invitava a fare le commissioni in base a, cioè seguendo lo schema di quelle che ci stanno a livello parlamentare e regionale, dicevo poi io il mio link, proprio perché almeno se ci dovesse essere un'integrazione verticale cioè abbiamo le competenze, se non riusciamo poi cominciamo a girare e non riusciamo mai a trovare a casa a chi bisogna andare diciamo a bussare, no? Quindi questa cosa la volevo mettere un po' in evidenza in modo tale che voi poi quando si riorganizzeranno, tanto non mi sembra sia uno schema così rigido, no? Per cui questa è una cosa che Giuseppe ha detto e io l'ho condivisa subito. E poi volevo dire una cosa, proprio per le mie competenze, io penso che l'agricoltura dovrebbe avere un riferimento importante. Io infatti ho visto che sta qua, però io penso che dovrebbe, perché? Perché l'agricoltura secondo me ha delle valenze importanti, perché è un volano per l'economia, perché attorno all'agricoltura si muove un mondo infinito che ha un cosiddetto indotto che potrebbe ricreare condizioni importanti sia per quanto riguarda il commercio e poi la cooperazione. Signori, troppo valore aggiunto delle merci rimane in mano ai commercianti. I contadini hanno bruciato in passato le cooperative perché sono state sempre Mimico, Co, padre, figlio, spirito santo e poi erano solamente ad appannaggio loro. Bisogna riqualificare la cooperazione, entrare nei mercati, altrimenti arriveranno tutti i colonizzatori dal nord Italia e noi rimarremo qui a combattere con la batteriosi dei kiwi con problemi enormi. L'agricoltura deve essere riqualificata e deve essere assistita perché è gente che preside il territorio, vengono sempre indicati come coloro che pestano quei concimi, non è vero niente, l'agricoltura è un presidio, dove c'è l'agricoltura non si incendiano le cose, i canali sono puliti e ritengo quindi che debba essere messa in evidenza. Io sono agronomo, faccio le pratiche nel settore agricolo e dicevo chi è che è intervenuto sul problema, Fabio? Sì. Ecco, io ho fatto una pratica di SR, piano di sviluppo rurale, dove è dovuto intervenire un finanziatore, una persona che ha detto io le risolvo alle banche non ce li do, non li investo diversamente, ci mettiamo insieme e per 15 anni tu ti obblighi a fare il latte, ma perché la bestia diventa automaticamente più importante per la pipì e la popò che per il latte. Perché è vero che c'è uno sviluppo di metano, però contemporaneamente, e di anidride carbonica, ma contemporaneamente se noi non bruciamo le piante che assorbono l'anidride carbonica con fotosintesi, possiamo arrivare a un equilibrio. E quindi il metano produce energia di giorno e di notte, a differenza del fotovoltaico con la fotovoltaica di giorno,
con i nuovi conti energetici, c'è tutta una dinamica, non voglio stare adesso a raggiungere, però l'agricoltura è importante. Io vedo qui l'agricoltura purtroppo ha pagato un grosso scotto con le lavorative e anche con i politici. Se andate al consorzio agrario, che sta una fila di persone che ha avuto credito per motivi politici e adesso si trovano con addosso tutti i creditori, quindi c'è stato un problema serio. Ma l'agricoltura è un presidio importante, vuoi per il chilometro zero, come sta facendo Agrilatina di Falzarano, che sta vendendo i prodotti, quindi ci sono degli esempi, deve essere ricollegata, collettata e soprattutto darci una possibilità di sviluppo e soprattutto accedere anche ai soldi della comunità europea. Molti soldi ritornano indietro. Molti soldi tornano indietro. Questo è il ragione, magari potrebbe stare a Talavuca, l'abbiamo messo così perché abbiamo rispettato i punti, siamo rimasti sui punti, ma ti spiego perché è un sottotavolo, perché abbiamo ripreso i punti nazionali e regionali per non scombinarci dopo al programma. E che sotto tavolo non sia più finito. Infatti volevo, bravo Bernardo, l'ho scritto, però ovviamente non tutti magari ricevono le mail oppure vanno a leggere il meetup con assiduità come facciamo noi. E questi punti non sono in ordine di priorità, perché ogni punto è prioritario in sé. Quindi poi ovviamente ogni gruppo, il gruppo che lavorerà di più e avrà più proposte da poter girare poi ai nostri portavoce eletti in regione o in Parlamento, ovviamente è il gruppo di lavoro, il tavolo di lavoro che diventerà prioritario in sé, perché avrà lavorato di più e avrà fornito una forma di dialogo tra i nostri portavoce e noi. Non ci sono poi comunque solo proposte, sono anche interrogazioni, interpellanze, via dicendo, c'è un mondo dietro, cosa che prima il cittadino non poteva avere, questo dialogo, questa connessione diretta con l'eletto. Adesso oggi c'è questa possibilità e ci stiamo cercando di svilupparla e di migliorarla, perché ovviamente ci sono delle limitazioni, bisogna avere solo pazienza e fiducia. Allora tocca a De Felice. Felice, buonasera a tutti. Vabbè, il nome mio c'è un programma, no? Felice De Felice, di nome e cognome, nella vita un po' di... Allora, il dubbio che ho io è una cosa legata al lavoro, ma non il lavoro inteso come sviluppo del lavoro, perché quello c'è bisogno, o come precariato del lavoro, ma del lavoro che ruba il lavoro. Faccio un esempio pratico. Noi abbiamo un dissesto nazionale, no? A livello di territorio geologico, abbiamo difficoltà di personale negli ospedali, difficoltà nelle scuole. E mi tocca sempre fare i conti, anche in famiglia, vedere delle persone che perdono il lavoro, prendono la cassa integrazione, quindi 800-900 euro, e giustamente, secondo il loro punto di vista, poi fanno un secondo lavoro. Allora la questione è, ma non si potrebbe fare una proposta che quello che viene aiutato dallo Stato perché perde il lavoro non potrebbe essere usato per i soldi che prende, anche qualcosa in più, in quelle situazioni dove nella scuola ci vorrebbe, che ne so, una donna che mantiene i bambini perché ci sta la signora che lavora fino a una certa ora, e quindi dargli anche 200 euro in più, ma non dare 800-900 euro a vuoto a un individuo che poi va a fare un doppio lavoro e che toglie il lavoro a chi poi potrebbe averlo sto poco di lavoro. Quindi si viene a creare la difficoltà di che? Di doppio stipendio e di togliere un po' di lavoro a chi magari ne potrebbe avere un po'. Siccome questa questione del lavoro è pensata alla raccolta differenziata, no? Se noi volessimo via tutti i cassi integrati di Latina e di tu mi fai tre palazzi, noi faremo la raccolta dei bottiglie, dei tappi, per quanti ce ne sanno. Allora, a livello di tavoli di lavoro, secondo voi una proposta del genere dove si potrebbe inserire? Questa è la domanda. No, è il lavoro che toglie l'economia. L'economia.
E secondo voi questo tipo di pensiero, non so se è mai stato fatto prima, ma è una cosa possibile proporla? Ma magari lo farà, nulla è possibile. Perché penso che potrebbe essere... Scusate, si iscritta a questo tavolo? Sì, lo proporrò. Grazie, scusate, Elisabetta Mattia. Non mi sposto perché era una domanda breve di carattere tecnico. Quindi... No, ma non lo fai per me, per loro. Voglio fare una domanda inerente un po' allo sviluppo dei tavoli di lavoro. Mi chiedevo, il referente e il coordinatore sono due persone? No, è la stessa cosa. Lo chiamiamo coordinatore o referente? Referente preferiamo. Ok, e referente e praticamente già deciso sono coloro che hanno presentato i vari tavoli di lavoro, oppure all'interno del tavolo di lavoro quando ci si riunisce e magari si vede che una persona è particolarmente competente in quell'ambito viene. Allora, lo dico a tutti, mi era già stata posta anche la Veduria prima mentre c'era l'intervallo. Allora, i referenti sono stati scelti, non scelti, la scelta non mi piace, si sono inseriti nei vari tavoli perché all'inizio avevamo pensato di comunque aprirli e dovevamo fidarci delle persone e quindi abbiamo inserito attivisti che stanno con noi da minimo 3 mesi, 4 mesi, quindi persone che conosciamo, hanno lavorato con noi, sono persone per bene, persone che hanno garantito continuità e non potevamo affidare un tavolo a uno sconosciuto. Sono tutti provvisori, all'interno dell'ambito dello stesso tavolo, che ovviamente dovrà lavorare per del tempo, se il gruppo individuerà la persona che ovviamente per competenza, per preparazione, per profilo e quant'altro sia il più portato a diventare referente, ma lo deve dimostrare con l'esempio e nel tempo, in automatico diventerà referente di quel tavolo. Tutto qui. No, ma il referente comunque, cioè, non è che decide qualcosa. No, no, come c'è il referente che ha la competenza? Come il referente poi è colui che... Non è neanche lo scienziato che detta la linea. Cioè, il referente serve soltanto un raccordo di... No, certo, ma non ogni volta da nessuno. Anzi, tra l'altro, è quello che magari... Scusate. A quell'aspetto burocratico della cosa che penso che poi alla fine lo vorrà fare nessuno. No, vabbè, era giusto per capire un po' il meccanismo. Trasparenza massima, anche perché altrimenti noi cerchiamo di mettere la persona giusta al posto giusto. Certo, quindi. Certo. Hai altre domande? No, basta così, grazie. Volevo solo aggiungere una cosa sul discorso di referenza. Ruolo per così dire anche un po' scomodo perché il referente è quello che dovrà contattare. Scusate, un attimo di pazienza, ascoltiamo che può essere. Il referente dovrà chiaramente poi contattare tutte le persone del gruppo e dovrà sentire per organizzarsi per gli incontri, quindi diciamo ha un ruolo anche quindi calendarizzare sul meetup, ecco perché poi ci siamo diciamo per adesso inseriti noi proprio perché abbiamo anche la possibilità di calendarizzare sul meetup l'incontro e quindi dare visibilità anche maggiore all'evento stesso. E chiaramente poi quando c'è anche il discorso del doversi confrontare con gli altri tavoli, detto che ci deve andare per forza il coordinatore, è orizzontale, ci può andare chiaramente una persona, un portavoce, chiamiamolo così, un delegato in quel momento, in quel gruppo, anche perché magari c'è una questione tecnica che una persona potrebbe discutere sicuramente. Una cosa, un progetto specifico magari chiaramente va a parlare con la persona che ha proposto. Okay, ovvio sarà il gruppo a presentare il delegato, non è il delegato che si presenta. No, certo. Chiaro a tutti? Poi come dicevo prima è importante che ogni gruppo si dà un'organizzazione anche propria, no? E quindi proprio viene dal gruppo diciamo anche un tipo di aiuto, di supporto per capire. Ricordo, non era un discorso di no, hai fatto bene a farlo, hai fatto bene a farlo. Magari mi sono sbagliato con competenza un avvocato, sicuro sono avvocato, allora dico mamma mia, ma ci mancherebbe altro, magari mi sono spiegato male io prima, ho detto referente, coordinatore, quindi magari ho creato un pochettino di confusione. Ok.
io andrei, andrei avanti con Veduria, hai tienimi segnata. I piedi! Hai dei più forte! Vengo in pace! No, ma in realtà loro battono le mani su tutti! No, ascolta, no, scusate, ordine. No, perché voglio dire, ascoltato, normale, le prime volte uno fa domande che possono essere travisate. No, la domanda mia era la stessa della ragazza, quella del referente, però poi ho capito il meccanismo. Forse magari si aggiungeranno degli altri tavoli, tutto potrebbe, certo, potrebbe flessibile. È flessibile, a seconda diciamo di quello che uno scrive. No, l'unica cosa che mi ha dato un po', diciamo, da pensare, però poi quando penso io magari mi macello. Quando tu hai detto se ci stanno, se si scrivono, che ne so, forse l'ha scritto per questo, magari adesso pensandoci meglio, e chi c'ha risposto, chi ha più competenze, tipo se ci sono avvocati, quando avete presentato ognuno il vostro, diciamo, tavolo, hai detto, che ne so, se c'è qualcuno di specifico sull'ambiente, su quello, forse proprio per questo. Certo. No, io oggi ho avuto tutte le risposte, certo, quindi non ho domande. Sono contento. Cioè. C'è qualcun altro che magari non si è segnato e nel frattempo gli è venuta l'idea, ecco, andiamo per la storia di mano. No, prego, nome e cognome. Il mio nome è Cristiano Gianol. Io volevo fare una domanda in quanto alla struttura dei gruppi. Ho capito che sono gli stessi sia a livello nazionale che regionale. Sta cercando, sì, diciamo, il criterio è quello. Penso che verranno anche adottati a livello cittadino, quindi locale. Soprattutto. La mia domanda è se c'è una struttura dietro che replica questa anche nelle altre province, nelle altre regioni, allora, e se c'è una coordinazione nazionale. Allora, partendo dal presupposto che non siamo per le province, e quindi... Sì, no, non ho parlato di province. Adesso hai detto province. Sì? Sì. Allora, mi chiedo scusa. Vabbè, noi, comunque abbiamo degli referenti eletti. Il lavoro del gruppo di lavoro è proprio quello, di attivare un canale di dialogo, no? E un feedback con i nostri eletti, e far sì che si diventino promotori delle nostre istanze. E viceversa, perché poi loro avranno anche bisogno di aiuto, magari chiedono ai nostri tavoli di fare delle analisi o degli studi che possono essere poi esplicitati in ambito regionale, in ambito nazionale, o magari speriamo prossimamente anche in ambito comunale, ci saranno le prossime elezioni e Cale di Giorgi. Vabbè. qualcun altro? No, questi qui sono soltanto per il nostro territorio. Certo. No, sono speculari. Questi tavoli sono gli stessi che stanno anche a livello regionale, quindi abbiamo utilizzato questa, diciamo, suddivisione anche per mantenere un certo un allineamento con quei tavoli, in modo che se da questi tavoli escono fuori delle proposte diciamo, a carattere regionale, poi verranno diciamo, portate, veicolate a livello regionale. Ma regionale significa Regione Lazio? Regione Lazio. Parliamo di istituzioni e dei nostri rappresentanti. Molise, c'hanno gli stessi tavoli o ce l'hanno lì? Pensiamo a Lazio. Volevo capire se c'è struttura speculare. No, perché ogni regione poi, in base al federalismo, ha delle esigenze magari anche diverse, quindi ognuno si occupa del proprio territorio. Poi chissà, poi a livello nazionale magari raccorderanno tutto. No, vabbè, ma comunque non essendo noi un partito, abbiamo una struttura come ce l'hanno gli altri partiti, dove è tutto piramidale, spartiato locale, provinciale, si sa. A noi in questo momento dobbiamo lavorare, cioè, come cittadini, poi i tavoli verranno, se viene fuori un disegno di legge per Giuseppe o Ivano, Cristian, ok, se viene fuori la tematica locale su cui battere, va bene lo stesso. Cioè non ci fossilizziamo troppo, non ci elastica, cioè, la cosa. L'importante è impegnarsi. Bravo, hai detto la parola d'ordine. Chi altro voleva intervenire? Prima di un attimino. No, è stato già detto quello che volevo. Ok, dire. Se mi riagganciavo, non credo che sia possibile. Tu puoi venire qua a presentarti al gruppo. Comunque io mi chiamo Tony Corradini. Dicevo, non credo che sia fossilizzarsi la domanda che ha fatto lui, perché se poi tutte queste istanze devono arrivare comunque ai portavoce in Parlamento, c'è necessità che una certa
ma infatti non tutte le ore, cioè se tu sviluppi però... un progetto che è assolutamente locale e che non ha alcuna inerenza con la regione, se prima Giambo ha evidenziato un problema, faccio un esempio, la piscina comunale, cioè la piscina comunale si può far fare un'interpellanza alla Camera, ma non è che noi possiamo fare un disegno di legge sulla piscina comunale. Certamente no, ma ci sono dei problemi che però devono essere affrontati in Parlamento o possono essere meglio affrontati in Parlamento, per cui forse una struttura, se non proprio esattamente replicata, ma comunque non va, secondo me non va contro il federalismo, allora, o contro il decentramento. Ma guarda, la struttura in questo momento non ce l'avrai mai. No, però, non siamo partiti, non ce l'avrai. Io quello che volevo dire, la cosa che ha detto lui, secondo me non è fuori dal mondo, ha un senso. Certamente magari non può essere istituita inizialmente, perché se si parte dal basso, però secondo me. Allora, secondo me sarà fisiologico poi relazionarsi sia a livello regionale con le altre regioni a livello nazionale. Io faccio un esempio lampante per quanto riguarda il sottotavolo dell'energia. Il sottotavolo dell'energia non può essere relegato e legato soltanto alla provincia di Latina, al comune di Latina o alla regione, ma è una problematica a livello nazionale e addirittura europeo. Perciò sarà implicito poi in qualche modo, quando ci saranno delle tematiche comuni anche ad altri tavoli, relazionarsi con le altre regioni oppure a livello nazionale. Sarà più normale per forza di cose. Allora, consideriamo, vorrei far riflettere su un punto. È tutto in stato embrionale, ci stiamo evolvendo in maniera, diciamo, anche un po' lenta, perché sono dinamiche che non ti puoi né controllare né diciamo definire a priori, quindi manteniamoci la mente aperta e affrontiamo le tematiche man mano che vengono, perché altrimenti rischiamo di impantanarci tutto qui. Poi non ci preoccupiamo a nulla, certo che l'obiettivo del movimento non è diventare un partito non è quello, perché altrimenti va a morire l'idea partecipativa. Questa sta alla base, Però tutto ciò, poi ogni gruppo cercherà di ottimizzare al massimo le potenzialità del tavolo e poi ogni tavolo deciderà come muoversi e interfacciarsi. Libertà massima. Chi altro vuole? Intanto posso ribadire, mi chiamo Michele Scapini. Vabbè, velocissima, tanto per dire anche però, la piscina comunale, se qua via Latina viene gestita in un modo che può essere risultare funzionale il comune di Reggio Emilia, perché al comune di Reggio Emilia non possono prenderlo da l'idea vera, quindi noi, giusto? Io penso che sia questo, anche per una cosa locale, che perché è un po' forse loro intendevano questo, cioè se viene una buona idea da noi qui, perché non deve essere portata ma siccome siamo il movimento della rete, la condivisione delle risorse, credo che fosse questo. Io vorrei dire una cosa, alle 11 fermiamo anche perché poi vorremmo fare ci sarebbe da dire due cose, giusto a chiarimento del regolamento di Meetup, per chiarire i dubbi che qualcuno ha avanzato in questi giorni. E quindi dare la parola a chi è. Puoi presentarmi, scusami? Io mi chiamo Riccardo Pesce, volevo fare un'osservazione in merito a questi tavoli, proprio sul fatto che comunque fanno riferimento a un ambito locale e alla regione. Adesso non vorrei sembrare penale, però quando ci si occupa di questioni pubbliche si parla un po' di soldi. E queste tematiche sono sicuramente fondamentali, ma dobbiamo sapere che gran parte del bilancio pubblico viene impegnato per una spesa che un lato è la sanità, quindi la salute, ma soprattutto nell'ambito del sociale, quindi soprattutto a livello regionale e a livello comunale, il 60% se non di più della spesa pubblica locale è costituita da questa voce, e per essere incisivi andrebbe comunque quantomeno riflettuta e contemplata con una giusta importanza, ha anche un carattere di trasversalità perché tocca la cultura, può toccare un po' tutti i temi, però il sociale è un po' più specifico, cioè le povertà, l'esclusione, la casa, non si sono suicidate due persone perché non arrivano a fine mese,
e la riforma dei servizi sociali che è del 2000, che sarà del 2013 e ancora ci regoliamo con la legge Crispi del 1894. Quindi ci sono tutta una serie, incide anche nell'economia pubblica a livello macroeconomico della finanza, quindi ci sono tutta una serie di sfaccettature. Poi io questo contributo ho presentato la legalità perché è dalla legge che bisogna partire. E poi una diciamo un'indicazione metodologica un po' per tutti, che è quello della riflessione delle cosiddette buone prassi. Cosa sono le buone prassi? Le buone prassi sono, ecco, diceva il signore, no? Dice, se la piscina ad esempio noi la facciamo funzionare bene e questa può interessare a Reggio Emilia, perché Reggio Emilia? Allora, le buone prassi significa codificare un'esperienza locale e renderla esportabile, quanto più globale. Quindi se noi inquadriamo in questa prospettiva di analisi e risoluzione del problema e definizione delle cosiddette prassi e poi quali sono i caratteri di buona prassi che possono essere esportati, questa metodologia ci consente di piano piano arrivare ad elaborare anche dei concetti un po' più astratti, più generali e più universali che possono effettivamente dare anche un contributo non solo all'Italia ma soprattutto a un'Europa che oggi non è proprio quella che ci hanno raccontato. Posso? Grazie. Vai Valeria. Noi siamo partiti con il tavolo dei rifiuti a lavorare, siamo più solo da questo, cioè io credo che ogni tavolo partirà proprio da chi è che parlava di ricerca prima, che non è inserito, che invece è la base di tutto il lavoro che faranno ogni tavolo, certo, no? La ricerca e che se è vero che quello che possiamo produrre noi può essere esportato, noi siamo partiti invece ad andare a cercare le cose che funzionano meglio per importarle, perché comunque quando si parla di rifiuti si lavorano bene, allora tutte le risultati noi diciamo pienamente in linea. Perfetto. Allora io ringrazio tutti quanti per i vostri interventi e rimando. Non c'è più nessuno, vero? Anche perché sono le 11 e vorremmo chiudiamo gli interventi. Cosa? 23, sì, sono le 11 appunto, chiudiamo con gli interventi e rimando alla convocazione di tavoli di lavoro. Abbiate pazienza perché i tavoli non li apriremo subito, in 2-3 giorni, anche perché essendo tutti quanti volontari bisognerà prima contare quanti hanno aderito a diversi tavoli, magari ci sono tavoli con 20 persone e tavoli con uno, quindi se non parte quel tavolo ci sarà un motivo, quindi non fatevi film strani, dietrologie, no, se non parte il tavolo è perché non ci sono persone, non ci sono risorse, tutto qui. Quindi passo la parola. E poi accanto ai tavoli comunque accanto ai tavoli ci sarà sempre le nostre iniziative, non è che facciamo solo i tavoli. Facciamo banchetti, cioè, dovremo portare la visione massima di quello che fa il movimento come cittadinanza attiva, quindi sarà un corollario di attività, non soltanto. Ma una pizza ogni tanto te la fa. Anche. Quando il gruppo nascerà spontanea. Quando il gruppo si amalgamerà, come è successo con quelli che frequentano da 2 anni, ci sarà empatia e ci sarà voglia e desiderio. Dopo un po' ci sarà più perché non lo conoscerò più. Dario, ma questa è la clac. Scusate, un ultimo intervento, Tavio. Chiarelli, io purtroppo su Midaffe, perché un po' il tempo, ho un po' di difficoltà, ho visto che ci sono anche Link, Pagheca, ogni volta a me arrivano le mail, da lì clicco, vado in un mondo e cerco di muovermi, non è possibile, propongo, la sera un'ora, siate curiosi, cercate di smanettare, siate folli, scusate, 3 minuti per l'ultimo argomento, velocissimo. Allora, velocemente, dal momento che ci stanno tante persone che sono nuove, scusate. Innanzitutto spiegare un secondo il ruolo dello staff dell'ITAP. Io lo so. Questa era proprio che. Questo punto l'abbiamo messo solo per te. No, guarda Bernardo. No, io sono un avanti. È andata voi. È insopportabile.
Avevo fatto l'angolo per te. L'angolo di Liguria. Che meraviglia. Qua, qua, là, là. L'abbiamo fatta per te. Vicino, no. Vicino. Dai, dai, dai. Andiamo veloci. Dal momento che giustamente chi viene nuovo, chi viene per la prima volta. No, no, nel senso chi entra per la prima volta al meetup non capisce alcune dinamiche, alcune alcune cose. Vorrei spiegare innanzitutto il ruolo dello staff. Avete visto, qui c'è l'organizer, l'assistant organizer, siamo un po' di nomi. Non è che parli di noi, non faccio nomi, che hanno rifiutato la candidatura, quindi noi non ci abbiamo nessun tornaconto ad avere questa organizzazione dello staff. Serve però un minimo di organizzazione, perché il caos non si tiene da solo, lo sappiamo tutti quanti, perché non è che qui uno vale uno, arriva una persona che decide di far tutto, chiaramente non può andare, non può essere, cioè deve esserci un minimo di organizzazione. Tra l'altro, per fare questi incontri, banchetti, tutto quanto, c'è tutta una trafila burocratica che poi chi vorrà verrà a braccia aperte, che magari chi viene per primo non capisce. Cioè in Italia, per mettere anche un gazebo in piazza, sì, devi fare una è un odisseo, multe comprese. Quindi che cosa serve lo staff del meetup? Serve a fare questo, non è che poi abbiamo dei poteri in più, niente, non ce ne sono, anzi, ce ne sono soltanto oneri, anche amministrative nella gestione del meetup. Esatto, esatto, anche amministrative. Il buon Giambo tiene come Tremonti la tesoreria, speriamo non come Tremonti. Quindi allora, brevemente, le regole di meetup sono semplici, chiaramente non si possono postare materiali pedopornografici e tutto, e via andare, meglio specificare che sono mai. Poi non si può usare la mail list come fosse una roba personale. Veduria, dove sei? Nel senso, non è che io faccio partire una mail e dico venite stasera a prendervi una birra con noi tramite il mail, non funziona così. Non si può trasformare il meetup come una chat, non è che uno può dire allora come stai Giovanni, ah sì io sto bene, ci andiamo a prendere, no. Cioè il meetup serve soltanto per discutere di temi che abbiano attinenza con la nostra società, con il nostro vivere, con il nostro impegno e tutto quanto. Cioè non si può parlare di gelati, di soprattutto poi non si può offendere. Purtroppo ci sono stati anche dei casi recenti che sono stati veramente sgradevoli, con discussioni lunghissime, in cui mi metto anche io, magari ho esagerato anch'io, ma queste cose non devono accadere, perché veramente se no andiamo tutti dalla D'Urso, iniziamo a fare un talk show. Se no interviene il moderatore, esatto, e cancella tutto. Esatto. E una cosa importante, per far partire i sondaggi, io vedo che ho fatto un sacco di sondaggi. Allora, per votare un sondaggio sul meetup devi comunque avere 3 mesi di appartenenza al meetup e di impegno sia virtuale che fisico. Cioè se uno posta le sue idee ogni tanto e poi non partecipa mai a un banchetto, non si prende mai un gazebo tra le spalle, non ramazza mai la piazza quando facciamo le cose, sì, tu sei virtualmente un iscritto, ma in realtà non fai niente. Quindi serve innanzitutto un minimo di attivismo, solo per capire, ok, questa è una persona che si impegna, che vuole veramente impegnarsi, perché purtroppo di meteore ne abbiamo viste tantissime, persone che sono venute e dicevano, facevano, faccio io, e non hanno fatto niente, e se ne sono andate via. Quindi, semplicemente questa cosa, soltanto per chiarire, quindi purtroppo la persona a cui era indirizzata si è andata via, però vabbè, speriamo che non gli servi a pretesto per poi dire queste cose non le sapevo. Ma per lei perché hai continuato? Scusa. No, non per lei. È perché un po' pure metteva. Uno scrivo, ho apprezzato una cosa in televisione che potrebbero avere tutti. Ho visto molti che hanno votato un Movimento 5 Stelle che hanno aggredito un parlamentare dicendo se noi non ci sediamo. Aggredito nel senso un parlamentare di quale schieramento? Il nostro Movimento 5 Stelle. Ha fatto vedere un nostro parlamentare che cercava di comunicare con alcuni che hanno votato Movimento 5 Stelle. Poi bisogna vedere se l'hanno votato. Che gli dicevano, ma se tu mai ti siedi a questo tavolo e fai un accordo col PD, non ti messo mai faremo delle questioni. Io invece dico che quel parlamentare
ha detto un sacco di cose, ma la cosa che poteva dire proprio la più funzionale era: amico mio, io e te abbiamo letto uno statuto, ma a parte quello, se non facciamo questo il governo cade, io quale interesse ho, visto e considerato che si rivale alle elezioni e quindi per me finisce una legislatura. Quella era la cosa. Lo so, ma non stiamo nella testa. Guarda, vai sulla pagina Facebook di Artini. Grazie per essere venuti. Grazie a tutti.